Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power e bentornati. Oggi vi parleremo di uno smartphone di casa Samsung di ultimissima generazione, ovvero il Samsung Galaxy S21. Vediamolo subito insieme, ma prima vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Partiamo subito con un piccolo avvertimento: il Galaxy S21 non ha l'ingresso per la scheda microSD, non c'è nemmeno il caricatore nella confezione, non ha il vetro nella parte posteriore della scocca. Caratteristiche apprezzate presenti invece sull'S20 uscito appunto l'anno scorso. L'assenza dell'alimentatore in confezione è stata giustificata con un messaggio green legato alla salvaguardia dell'ambiente, all'emissione dei gas serra, eccetera, eccetera, ma che alla fin fine è solo un altro modo per risparmiare sui componenti, pur non abbassando il prezzo. Infine, per il vetro posteriore, al suo posto troviamo il Glastic, un materiale amatissimo e odiatissimo, che dovrebbe unire la fibra di vetro al poliestere che c'è stato anche sul Galaxy Note 20 lo scorso anno e su altri smartphone di Samsung. Insomma, niente caricabatterie, ma solo il cavo. In generale comunque il telefono è abbastanza robusto e ha un assemblaggio eccellente. Se cade difficilmente si spacca, essendo questa lega molto più resistente di un classico vetro. Fatta questa piccola avvertenza, procediamo con la nostra analisi. La prima cosa che vi salta all'occhio sicuramente è il doppio bordo intorno allo schermo, un effetto che viene creato quando la cornice nera molto sottile va a poi a incrociare il frame metallico che è color oro, che in questo caso circonda il nostro telefono. Inoltre vediamo che comunque molta attenzione a tutti i dettagli, agli allineamenti dei fori, ai microfoni, alle griglie, alle antenne, tutto. Il primo punto forte del Galaxy S21 è sicuramente la sua batteria. 4000 mAh sotto la scocca non sono forse tantissimi, ma per i 169 grammi permette di avere un prodotto leggero, comodo da usare, che arriva a fine giornata senza reali problemi, con 15 ore di utilizzo medio per 4 ore abbondanti di schermo sempre acceso. Probabilmente l'unico difetto è che la velocità di ricarica non è proprio lenta, ma non è nemmeno rapidissima, ecco, ci serve più o meno un'oretta e mezza per riuscire a passare da 0 a 100. Il processore Exynos 2100 è costruito a 5 nanometri e il miglioramento della One UI 3.1 è riuscita a ridurre il calore in eccesso. Infatti anche con un utilizzo intensivo non abbiamo percepito nessun cambio significativo di temperatura o un calore che possa essere considerato anormale per il nostro S21, che ricordiamo è uno smartphone di fascia alta. Per quanto riguarda invece la memoria interna, l'S21 possiede 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna, niente espansione. Il display dell'S21 invece non delude, la risoluzione è la classica e già rodata Full HD+, ma grazie al sistema di adattamento automatico del refresh rate e la luminosità eccezionale di questo particolare pannello, insomma, lo schermo riesce a spiccare anche sotto questo aspetto. Inoltre va notato che il lettore di impronte digitali, che è posizionato sempre sotto il vetro, è più grande, più preciso e più veloce, insomma, dà un'esperienza migliore. Per quanto riguarda la fotocamera frontale anteriore, non troviamo grossissime differenze rispetto all'S20, cambia però la rapidità, la velocità dell'interfaccia, dello scatto, dell'elaborazione delle foto, dei video e in generale l'esperienza d'uso quotidiano. Ecco, la qualità è ottima, anche con la gestione di colori che chiaramente, come molti prodotti Samsung, tendono a saturare un pelo troppo, ma la rendono anche più ricca, forse a livello cromatico e visivo. Per registrare, da un lato usiamo una risoluzione 4K a 60 fps, dall'altro la stabilizzazione Full HD è decisamente superiore. Il 4K fps con la cam principale non è stabilizzato elettronicamente, quindi dovete starci attento. Con la grandangolare invece le cose migliorano. In conclusione, questo Samsung S21 è molto potente ed è in grado di soddisfare le aspettative anche dei più esigenti. Peccato solo per alcune mancanze come la qualità video in questi casi o il caricabatterie assente e via dicendo. Ma nel complesso questo è un telefono top di gamma con connettività 5G e lo potete trovare chiaramente su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, non dimenticate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao a tutti e alla prossima!